Un osservatorio composto da 10 esperti, 5 nominati dalla Conferenza Episcopale Siciliana e 5 della Commissione Regionale Antimafia, con il compito di creare collaborazioni stabili tra le realtà territoriali e istituzionali per contrastare e prevenire ogni forma di condizionamento mafioso e dare sostegno alle fasce più deboli della società civile. È una delle iniziative previste dal protocollo d'intesa stilato nella Sala Rossa di Palazzo Reale tra Monsignor Antonino Raspanti, presidente della CESI, e Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia dell'ARS. Un accordo pensato per creare gli anticorpi necessari alla società civile per opporsi alla cultura della violenza e della sopraffazione, 30 anni dopo quel discorso epocale di Papa Wojtyla, fatto il 9 maggio del 1993 nella Valle dei Tempi ad Agrigento, contro i mafiosi e la loro cultura della morte. La CESI inaugurerà 2 nuovi centri di aggregazione per ogni diocesi a sostegno della solidarietà dell'antimafia sociale. Il grande sforzo nostro sarà quello di fare alleanze e reti, appunto con la scuola, con gli altri organi, il protocollo mira a questo, per dare di nuova vita con nuovi metodi, con nuovi linguaggi, all'oratorio che sarebbe allo sport, che sarebbe il luogo dove tu, divertendoti, quasi non accorgendoti, vieni educato e introietti in te stesso i più grandi valori della convivenza umana. Io credo che sia un inedito anche del rapporto tra un'istituzione della regione e la Chiesa nella sua modalità istituzionale, che è la Conferenza Episcopale. Costituiamo un protocollo per rendere sistemico l'impegno per la legalità, per organizzare di più e meglio il sistema di contrasto all'indifferenza, che costituisce il primo esercito di sostegno della cultura mafiosa, e per farlo dobbiamo creare reti di partecipazione, ma anche reti di conoscenza, in grado di rendere più efficace il contrasto, di creare sistemi, come dire, di cultura della solidarietà, di quella che io chiamo la creazione di una grande caritas della legalità che opera in tutto il territorio siciliano. Il comune di Bagheria attiva un nuovo servizio per la sicurezza della mobilità dei cittadini. Il comando di polizia municipale diretto da Maurizio Parisi prevede la rilevazione della velocità in modalità dinamica e stazionaria Scout Speed. Il nuovo sistema permetterà anche di rilevare le autovetture prive di assicurazione e di revisione. Le strade interessate dalla rilevazione della velocità saranno la statale 113 tra i confini dei comuni di Santa Flavia e Ficarazzi, Corso Baldassare Scaduto, Corso Italia, Via Francesco Paolo Perez, Via Incolvino Amalfitano, la tangenziale Est e Via De Spuches. I marciapiedi del parcheggio antistante alla scuola Emanuela Loi sono in uno stato di grande degrado, dovuto alla vetustà e all'azione disgregante delle radici degli alberi ad alto fusto presenti nelle aiuole del parcheggio di Piazza Traina. Anche l'asfalto si presenta in condizioni di notevole degrado e allora l'amministrazione comunale ha previsto i lavori di manutenzione della zona che saranno affidati tramite una gara d'appalto. Gli interessati dovranno presentare offerte al ribasso sull'importo pari a 59.273,95 euro. Alla gara, che si terrà il 10 maggio prossimo alle ore 10, sono state invitate 5 ditte. L'area del parcheggio antistante la scuola Loi si estende per una superficie di circa 1.490 metri quadrati e comprende le aree adibite alla sosta dei veicoli, marciapiedi e aiole. La lapide di Agostino Gagliano, un grande tifoso del Bagheria Calcio degli anni Ottanta, morto il 12 maggio del 2017, trovata danneggiata da alcuni parenti che domenica scorsa si sono recati al cimitero comunale per deporre i fiori in occasione dell'anniversario della sua morte. «Hanno rotto la lapide in cemento», dichiara la figlia Enza Gagliano. «Mi è stato riferito da alcuni miei parenti che si sono recati al cimitero. In questa città nemmeno i defunti possono stare in pace». Il candidato sindaco di Casteldaccia, Pippo Pinello, come scritto nel programma elettorale, nel corso di un'incursione in uno dei luoghi simbolo della raccolta differenziata, ovvero l'oasi ecologica all'ingresso della strada dei Valloni, ha ribadito che la differenziata deve portare ad abbassare fortemente il costo della tassa sui rifiuti per i cittadini. Per Pinello il degrado assoluto dell'oasi ecologica è inaccettabile all'ingresso del paese. Sposteremo l'oasi, aggiunge, e renderemo nuovamente fruibile alle associazioni, ai cittadini e ai giovani questa bellissima area. Luigi Tanghetti, responsabile di Legambiente per l'intero territorio,
pur ribadendo la sua aparteticità, ha voluto sottolineare di fronte alle scene di degrado viste dentro l'Oasi che tutto questo è inammissibile e non va nella direzione di una economia circolare, del corretto riciclo e riuso, oltre che della salvaguardia dell'ambiente. L'aste tra gli operatori TPL attivi presso cui è possibile utilizzare il bonus trasporti e offrire la possibilità di riscattare il bonus presso gli sportelli abilitati dell'aste. Il bonus è valido unicamente per abbonamenti mensili. Gli abbonamenti settimanali BTCS o andata e ritorno non rientrano tra la fattispecie prevista dal decreto che disciplina il bonus trasporti. L'unica modalità prevista da utilizzare per il bonus è quella di recarsi presso una delle sedi ASTE dove è stato attivato lo sportello dedicato e dove è possibile presentare il bonus e ricevere l'abbonamento. A Palermo è previsto l'attivazione di via Ugo La Malfa 40 nell'ufficio che è aperto per gli orari di ricevimento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30.